Quanti litri state distribuendo? Tantissimi, siamo tutta la notte qua, io sono anche. Questi saranno 9.000 litri, 10.000 litri d'acqua. Quanti viaggi ha fatto? Qua già tre, con oggi. E questo che arriva è il quarto. Io sono un esercente di Via Cesare Battisti e abbiamo creato questa petizione per appunto l'interruzione del servizio idrico, perché siamo 5 giorni senza acqua e non c'è più possibilità ormai di andare avanti. Siamo in attesa che arrivi questa acqua, ma non si sa, chiuderemo anche oggi. Purtroppo sono dei gravi problemi anche lavorativi e questo il problema di Abbanoa non lo sappiamo cosa sia. Siamo 4 giorni senza acqua, ci siamo organizzati con dei serbatoi, ogni giorno andiamo a prenderci 500 litri e carichiamo il serbatoio dalla pompa. Cerchiamo di lavorare così, naturalmente il disagio c'è. Ce ne vorrebbe di più senza acqua, molto di più, non 4 giorni, 5 giorni, di più. Così almeno qualcuno capirà, 4 giorni non si può stare senza acqua, è inammissibile. Ho portato l'acqua dalla campagna per aiutare mio figlio che non c'ha acqua. È già 3 giorni che non hanno acqua, sicché gliel'ho portata con i bidoni da campagna. Siamo tutti in difficoltà, addirittura alcuni ristoranti non stanno più facendo somministrazione, ho sentito dei bar che comunque non possono fare neanche più caffè, quindi aspettiamo, siamo in una situazione difficile. Questa è la cosa che di tanti anni fa, che erano quante marce, e adesso giustamente si sono tutte quante spappolate, però la popolazione in queste condizioni non può rimanere assolutamente, ma dove stiamo andando a finire? Qua bisogna intervenire e fare qualcosa, non si può, no, perché anche noi l'acqua la stiamo anche comprando, cioè. Perché è inutile che rattoppino un buco, mandano l'acqua e si rompe un'altra parte, devono programmare una ristrutturazione totale di un impianto vecchio dell'Ottocento. Cioè io ho anche una persona malata in casa, non è giusto, cioè che devo stare senza acqua perché la persona io la devo anche lavare, devo anche cucinare, non ho capito se devo stare con i bidoni andando e tornando anche per il bagno. E qua al circolo siamo un attimino messi male, come in tutta Piazza Tola, anche al locale dove lavoro non c'è acqua ed è un problema. Qua ci vorrebbero, come nell'antichità, i carraiuri di Luseddu. Non sarebbe male che qualcuno portasse l'acqua in città. Poi, come si dice in goliardia, carraiuro di Luseddu, uno ci bianco e l'altro nieddu.